vita adesso, un vecchio albergo nella terra, in una stanza, in una storia di mattini più leggeri e cieli smarginati di speranza e di silenzi da ascoltare, e ti sorprenderai a cantare, ma non sai perché. La vita adesso, nei pomeriggi appena freschi, che ti viene sonno e le campane girano le nuvole e piove sui capelli e sopra i tavolini dei caffè all'aperto, e ti domandi certo chi sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Che spingi avanti il cuore ed il lavoro duro di essere uomo e non sapere cosa sarà il futuro. Costituzione di uno Stato, quel bene che il legislatore deve avere sempre in mente quando stabilisce le norme, e quale invece è il male più grande? Io dico che non esiste per un paese male peggiore di quello che lo manda in frantumi e che di un solo Stato ne fa molti, né un bene più grande di quello che lo tiene insieme e lo rende un unico Stato. E ciò che lo tiene insieme non è proprio il condividere felicità e sofferenze? Mi riferisco soprattutto ai momenti in cui i cittadini partecipano assieme alla gioia di una nascita o al dolore di un lutto, insieme sono felici, insieme ne soffrono. Ti faccio un esempio.
Quando ci facciamo male a un dito, l'intera comunità che include corpo e anima, fino a realizzare quel meccanismo unitario che ha nell'individuo la sua guida, se ne accorge e tutte le parti del corpo avvertono il dolore della parte colpita. Per questo in genere diciamo che l'uomo che ha male al dito. Dunque lo stato migliore è quello che più si avvicina al meccanismo del corpo umano. È uno stato del genere, io credo. Se anche a un solo cittadino capiti qualcosa di bello o di brutto, dirà che quella condizione lo riguarda personalmente. E tutto insieme sarà felice, o tutto insieme piangerà con lui. A time when we hear a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of. So we all must live.